L'altro intervento censurato era un intervento che io tenni a Cervignano di Friuli all'indomani del No Berlusconi Day, il 5 dicembre. E a una domanda che mi ha posto un ragazzo che era presente sull'arresto di Nicchi e fidanzati, io ho parlato dell'arresto di Gianni Nicchi, di cui hanno parlato la televisione quella sera oscurando la notizia del No Berlusconi Day, perché come se a Roma non ci fosse successo nulla, se nessuno ci fosse andato, cioè assolutamente, marziani. Perché tutta la puntata del telegiornale, il TG1, le puntate serali, eccetera, erano incentrate su questo grande successo della polizia nell'arresto del latitante Gianni Nicchi, definito numero 2 di Cosa Nostra. Il ministro Maroni ha definito Gianni Nicchi un super killer sanguinario latitante. Gianni Nicchi aveva 28 anni e io me ne ero occupato, non nell'indagine per cui ero latitante, no, perché quella era un'indagine di un processo fatto male, secondo me, in cui, in una indagine di mafia, mentre a Palermo si stava celebrando il processo per favoreggiamento mafioso a Cuffaro, alcuni investigatori della polizia tirano fuori una estorsione che avrebbe subito l'azienda di Cuffaro, di suo padre e suo fratello, la Cuffaro Tour. È un'azienda di Pullman. E Cuffaro si fa forte di questa cosa. Io, amico della mafia, io ho favorito la mafia. A me la mafia, alla mia famiglia, ci fanno le estorsioni. E chi avrebbe fatto questa estorsione? La Cuffaro Tour? Gianni Nicchi. Tentata, non c'è mai stata l'estorsione. Tentata l'estorsione. Quindi sulla base di questa costruzione della polizia, di alcuni investigatori, Cuffaro passa per vittima della mafia con tutta la sua azienda, l'azienda dei suoi parenti, perché si convince un pubblico ministero a chiedere l'arresto di Nicchi per tentata estorsione alla Cuffaro Tour. Il giudice dell'indagine preliminare emette l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che però non viene eseguita perché Nicchi si rende latitante. Io analizzo quelle intercettazioni, analizzo quelle indagini e sostengo nell'indagine su Cuffaro che quell'estorsione, secondo me, non c'è mai stata, perché un'estorsione all'azienda di Cuffaro è un reato impossibile, cioè non si può fare un'estorsione all'azienda di Cuffaro. Però Gianni Nicchi rimane latitante. Per intervento dei servizi di sicurezza, il pomeriggio di quel giorno viene arrestato. Si organizza questa parata, lo si fa vestire di viola. Lui e gli altri che sono arrestati con lui, che sono stati tutti scarcerati e assolti, li portano in questo fotografo. Sembravano che fossero venuti al nome di Berlusconi. Si è fatto il processo a Gianni Nicchi. Finito il processo, il suo avvocato, è un avvocato che Giovanni Falcone aveva arrestato al maxi processo, quindi mi dico di dove gli uomini fiorosi accoppiano, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Parate bene. Io non voglio fare il tecnico, perché so che mi dà fastidio fare il tecnico. Però qui vi prego di seguirmi perché è importante il passaggio del tempo. Il suo avvocato, nel difendere Nicchi dalle tentate estorsioni a Cuffaro, non dice non c'è stata l'estorsione, non ci poteva essere un'estorsione, dice Gianni. No, l'estorsione c'è stata, però il cliente non l'ha fatto. Si è letto il caso, si è sentito l'intercettazione, analizzato il contesto e l'ha assolto perché il fatto non sussiste. Cioè significa che non c'è mai stata un'estorsione a Cuffaro.
In quel processo, in quel fascicolo, c'è il certificato penale di Nicchio, 28 anni, numero 2 di Cosa Nostra, pericoloso killer sanguinario. Dice che Nicchi è incensurato, non è mai stato sottoposto a condanna penale. E non è il certificato penale la richiesta di parte, quello che chiediamo noi quando andiamo a fare un concorso, perché in quello, anche se noi la condanna l'abbiamo avuto per costruzione abusiva, per truffa, per furto, la prima condanna, la seconda condanna non vengono scritte in quella richiesta di parte. In quella richiesta d'ufficio ci sono tutte, e c'è scritto nulla, incensurato. Quindi quella persona che è stata fatta passare agli occhi degli italiani, che è mafioso, intendiamoci, io non sto facendo l'apologia di Gianni Minchi, perché ha fatto la gestorsione Gianni Minchi, ma solo estorsione, non ha mai fatto un omicidio, non ha mai tentato un omicidio, solo estorsione e mafia. Consentitemi, in contesto tecnico non si può dare l'assassino a uno che ha fatto un'estorsione. Questa persona è stata fatta passare per il numero 2 di Cosa Nostra, perché in quella opera di distrazione di massa, in quella droga che deve essere data agli italiani, in quell'olio di ricino che il fascismo somministrava per convincere gli avversari, creando gli effetti collaterali e purgativi, adesso l'olio di ricino, la droga che loro danno agli italiani, con la quale determinano il consenso, è data da questi network televisivi, è data dai vari programmi, dai vari Porta a Porta, dai vari Emilio Fede, dai vari programmi successivi e precedenti con cui si organizzano i palinsesti televisivi per drogare la gente, a cominciare dai bambini. Cioè, questo modello di immaginario collettivo con cui questo uomo riesce a trasformare la merda, scusate il termine volgare, in oro, e riesce a trasformare in consenso persino gli attacchi, quello che non ha capito certa classe politica della sinistra, quello che non ha capito Repubblica con le 10 domande sul calendario. Però lui ha fatto credere al popolo italiano, lui fa credere al popolo italiano di essere quest'uomo divino, perché l'effetto collaterale della droga che lui dà agli italiani è questo sistema di controllo delle coscienze che ancora non ha capito la sinistra, non ha capito ancora i Bersani, gli altri che fanno a pettinare le bambole, come dice lui, i vari Renzi, il rottamatore, questo signor rottamatore che sembrava che dovesse cambiare la sinistra italiana, ma appena avuto un attimo libero, la prima cosa che ha fatto se ne è andato ad Arco, pensando che lui non lo facesse sapere. Ora dico che tu devi parlare con il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché sei sindaco di una città come Firenze, ed è giusto che ci parli, poi se avessi una responsabilità istituzionale parlerei con Berlusconi, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri non si discute, però non ci vado a casa, questo è il punto. Non ci vado a casa io a parlare con il Presidente del Consiglio dei Ministri. C'è una persona che già mi fa schifo da incontrarla nelle sedi istituzionali, la vado a trovare a casa nella speranza che ricrei un sacondino nel punto a pugno pure per te. E quanti ce ne sono messi? Le Mora, Emilio Ferri, c'è i suoi migliori amici. Che amici? Ah, avete visto? Quello gli estorce €1.200.000 e Emilio Ferri fa la cresta di €400.000 sui soldi di Le Mora. Che amici, è un uomo veramente fortunato, è circondato da una massa di gente che lo vuole bene. E poi è un uomo di una grande generosità, grande. Cioè ha sempre pagato tutti, paga il medico, paga le donne, paga gli avvocati, paga i magistrati, ha pagato tutti, non c'è uno che può dire a me non ha pagato, perché Berlusconi è un uomo che nella vita ha pagato tutti. Questa è la cosa che deve far riflettere, che deve far riflettere in particolare i giovani, quei ragazzi che pensano che il denaro nella vita sia tutto e che tutto si possa comprare col denaro. Ma voi vi rendete conto l'operazione di diseducazione di massa che quest'uomo sta facendo nei giovani, nel popolo italiano, in particolare nelle ragazze, nelle donne, nelle giovani donne che crescono? Negli stessi genitori che dicono in fondo se mia figlia andasse per Berlusconi io sarei contento. Ma vi rendete conto in che nazione viviamo? C'è da vomitare, perché c'è gente drogata in Italia, da questa televisione, da questo sistema
mass media. Sì, la gente compra il fatto, la gente viene a questi incontri, stasera c'è un buon numero di persone, sicuramente numerose, desiderate che io che cosa posso darvi? Niente. Questi incontri, la gente viene, magari viene col freddo, perde la possibilità di stare a casa con la famiglia, eccetera, prende pure il libro. Perché si vuole informare? Perché c'è che cosa ti vuole? Ma almeno posso raccomandarti per il passaporto, perché mi hanno distribuito la polizia. Questa è la realtà nella quale ci troviamo a vivere, nella quale dobbiamo riflettere. Un uomo che prima di massacrare la giustizia, prima di farsi le leggi alle persone, fateci caso, il primo attacco scientifico, a chi l'ha fatto? L'ha fatto la scuola, l'ha fatto agli insegnanti, alle insegnanti, l'ha fatto agli insegnanti di sostegno, l'ha fatto agli insegnanti delle discipline moderne, le lingue, il diritto, l'informatica, la musica, quelle discipline che ci fanno crescere i nostri figli da uomini liberi. Perché la musica, per esempio, la musica è il più grande linguaggio di libertà che esiste al mondo. La musica è l'unico linguaggio che unisce i popoli della terra. Voi provate a scrivere.